Siamo alla partenza di una nuova evoluzione, potremmo anche dire di una nuova rivoluzione nel settore edilizio. Siamo a ricostruire ciò che è stato fatto nel dopoguerra in Italia e vogliamo anche con questa rivoluzione uscire dalla crisi, perché questa crisi è una crisi strutturale, che significa che dobbiamo cercare di concretizzare i nuovi obiettivi a rilanciare questo enorme, gigante settore dell'edilizia, dove la componente energetica ha un ruolo determinante, ma non è sufficiente solo rispettare l'efficienza energetica, andremo anche a descrivere tutto ciò che è rispetto dell'ambiente, per cui andiamo a cercare di individuare quello che l'Europa ha definito nel pacchetto clima ed energia, per poterlo tradurre nel linguaggio dell'edilizia. E per questo vogliamo partire adesso con un'offensiva sul binario dell'esistente e del nuovo, e siamo convinti che in questo modo riusciamo a creare nuova economia, riusciamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente, ma soprattutto riusciamo a dare una mano ai cittadini che i soldi rimangono in casa. Oggi sprechiamo troppo energia, sprechiamo troppo del nostro denaro, e questo deve essere cambiato immediatamente. La parte energetica è quella fondamentale, per cui credo che è un po' prematuro in Italia di pensare che sia stato superato questo obiettivo. Basta entrare in qualsiasi cantiere, purtroppo si nota che ciò che stiamo costruendo non è all'altezza quello che oggi l'Europa riesce a proporre come standard costruttivo. Perché nelle case stiamo organizzando, cioè nelle costruzioni stiamo organizzando il più grande spreco di energia, per cui il certificato energetico è un aiuto per poter dare visibilità all'obiettivo ottenuto, ma purtroppo in Italia per il momento ancora si vive questa situazione come un elemento burocratico, perché questo certificato non ha quella serietà che dovrebbe avere. Invece, per poter incentivare l'efficienza energetica serve questa visibilità, per cui trasparenza e qualità nelle costruzioni. E finché questo compito non abbiamo fatto, non possiamo andare oltre. È giusto che dobbiamo rispettare anche altre regole, altri elementi che possiamo descrivere in una certificazione ambientale, però le fondamenta della sostenibilità è l'energia, per cui cerchiamo di passare oltre dove non abbiamo fatto ancora i compiti, questo è l'elemento grave. E oggi consegnato una costruzione vuol dire che questa costruzione per decenni mi crea dei danni per l'ambiente, per il portafoglio che ci andrà a abitare e ovviamente anche per tutti noi, perché è un spreco non solo di economia, di denaro, ma anche di impatto ambientale, perché dobbiamo sempre ancora riconoscere che la fonte primaria dell'inquinamento oggi in Europa non sono le automobili ma sono le case, per cui dobbiamo cercare di concretizzare queste conoscenze nelle costruzioni per abbassare al massimo possibile il fabbisogno energetico, e il certificato è la visibilità che si deve dare al lavoro ottenuto. Oggi invece è il certificato più o meno un'autocertificazione, per questo non vale più di tanto, perché manca la serietà. Credo che oggi siamo in una situazione che dobbiamo andare oltre CasaClima. CasaClima è stata la prepista in Italia nel 2002, introducendo questi nuovi concetti dell'alta efficienza energetica. 10 anni fa era il primo grande passo, oggi dobbiamo fare il passo successivo orientandosi alle richieste, diciamo, alle motivazioni che arrivano dal mondo globalizzato, che è energia, sono risorse, per cui ci vuole una qualità ambientale, una qualità funzionale delle costruzioni, per cui adesso stiamo organizzando l'Oltre CasaClima, sarà una nuova piattaforma che si occupa vera e propria della certificazione ambientale, dove la radice è l'energia, però andiamo anche a salvaguardare ciò che interessa l'utente per poter vivere bene. Parliamo dell'acustica, parliamo dei materiali, parliamo della gestione delle risorse idriche, del comfort termico estivo-invernale, per cui è un protocollo, un nuovo protocollo che va fatto come secondo gradino. Il primo passo l'abbiamo fatto nei primi 10 anni, adesso facciamo il secondo passo per i prossimi 10 anni. differente. Anche qui cerchiamo di lavorare con il DNA di CasaClima, cioè di essere molto pragmatici, essenziali, utilizzando un nuovo linguaggio, cercare di essere molto sintetico, cioè cercare di concentrarsi veramente alle sfide che devono essere rispettate nella nuova edilizia. Per cui cerchiamo ovviamente di ritagliare questi protocolli internazionali alle esigenze del nostro territorio, e questo ci permette di essere anche molto competitivo economicamente, perché concentrandosi riusciamo anche a contenere i costi, a rispettare le risorse che devono essere investite per poter raggiungere l'obiettivo di un edificio, chiamiamolo di una generazione, di un green habitat, cioè dove non è solo la struttura, l'edificio e la sua impiantistica, ma anche l'inserimento in un ambiente, per cui è una visione più olistica del tema dell'abitare. Abbiamo già oggi una fetta di progettisti lungimiranti preparati, però sono in minoranza, per cui dobbiamo sicuramente investire in formazione per poter coinvolgere in questo processo tutti gli attori, non solo i progettisti, ma anche le imprese, le maestranze, una concentrazione a questi nuovi temi, come detto, che hanno iniziato con l'energia e non abbiamo ancora finito lì i compiti, ma dobbiamo proseguire anche ciò che riguarda per esempio i rifiuti. L'Europa lancia un allarme che la gran parte dei rifiuti in Europa prodotti arrivano dalle costruzioni, per cui dobbiamo entrare nell'ottica di pensare, di progettare in un ciclo chiuso, cioè prelevare il materiale dalla natura e ridare alla natura dopo un ciclo di funzionamento, per cui è un altro design che dovremmo scegliere per poter progettare, per poter anche riqualificare e risanare l'esistente, perché la sfida, lo sappiamo tutti, non è la nuova costruzione dove abbiamo i requisiti, il problema è la marea di costruzioni che sono state fatte nel dopoguerra, come cercare in tempo utile a recuperarli e rimpiazzarli con obiettivi di comfort, di rispetto dell'ambiente, ma soprattutto tagliando fortemente lo spreco energetico. E serve un giusto mix, servono tutti e due aspetti. Dall'altra parte una normativa che mi dà dei limiti che devo per forza rispettare, però io sono più convinto che l'elemento più effettivo è la motivazione che spinge il progettista, ma anche il consumatore, il committente, a investire in queste nuove tecnologie. Per cui la vera rivoluzione non è solo una questione tecnologica, ma una questione culturale, e per poter partire con questo processo ci vuole un investimento in azioni di informazione e di sensibilizzazione. Abbiamo un grande deficit oggi quando parliamo di questi temi in Italia. Se parliamo di energia immediatamente scatta il fotovoltaico, che è sbagliatissimo, deve scattare l'efficienza, cioè come riesco a evitare lo spreco di energia mantenendo la prestazione, cioè di avere un'abitazione riscaldata ed estate in condizioni accettabili per star bene anche a 40 gradi all'esterno. Per cui ci vuole una maggior preparazione, un maggior coinvolgimento della cittadinanza, e per cui ci vuole questo grande sforzo. Per questo ci sarebbe un master plan per rifare il nostro paese, e può proprio partire dal settore edilizio per poi proseguire nel settore dei trasporti, nell'industria. Siamo in una fase epocale di grande trasformazione, dettato proprio dalla legge che l'energia comincia a scarseggiare, diventa troppo costosa. La gente oggi piange perché paga quasi 2 euro per un litro di benzina. Siamo all'inizio di un processo, pagheremo i 5 euro per un litro. E saremo fra breve in una situazione dove il riscaldamento non si potrà più accendere in un'abitazione tradizionale, perché sarà impagabile, per cui dobbiamo investire adesso per poter staccarsi da questo circolo pericoloso che ci ha portato a questa situazione nel dopoguerra. È una piattaforma a livello nazionale coinvolgendo tutti i partner, cioè è un gioco di squadra, per cui abbiamo le istituzioni, abbiamo il mondo politico, ma abbiamo ovviamente i rappresentanti di categorie, sia di imprese, di artigiani, delle associazioni ambientali, abbiamo i progettisti e abbiamo ovviamente al centro l'attenzione i committenti, per cui è un processo che richiede la partecipazione di tutti questi attori se vogliamo avere una vera e propria trasformazione di un gigante settore, tra l'altro individuato dalla Commissione europea, perché è il primo settore che dovrà essere, come è stato chiamato, decarbonizzato, un settore che fra breve non potrà più utilizzare né gasolio né gas metano. Sarà una fondazione proprio per la credibilità che deve avere questa associazione, cioè non lavora a fine di lucro, e il nome è ancora top secret perché verrà presentato in una manifestazione apposita e sarà entro maggio costituita questa nuova struttura che dovrà fare un po' da motore per poter innescare questo processo di un'evoluzione e rivoluzione.